In her dreams, it seems she's on the pony running, running down the river's curves. Wild, wild horses on the buckskin horse. Wild, wild horses on the buckskin horse. Buongiorno cari amici, cari appassionati, facciamo ancora una puntata di Galoppe Charm parlando oggi, come al solito, del mondo ippico e del mondo equestre, quindi del cavallo sportivo, ma introducendo l'argomento che forse ai veri appassionati sta più a cuore di qualunque altro aspetto, ed è la salute del cavallo. Abbiamo qui con noi oggi il dottor Pio Giongo, illustre veterinario, grazie Pio per averci raggiunto. Oggi ti riempiremo di domande sulla cura del cavallo, sul benessere, sulla gestione durante l'allenamento, a riposo, ti sfrutteremo molto. E, direi che per rendere gli appassionati un po' più edotti dividiamo prima il comparto ippico da quello equestre, perché diciamo che gli interventi sono leggermente diversi. Il dottor Pio Giongo gestisce la clinica veterinaria di San Siro, è di servizio costante non solo nell'ippodromo di Milano ma in tutta Italia, e ci conosciamo credo da 40 anni, non lo so, da quando il cavallo esiste, una vita in mezzo ai cavalli. Prima domanda, mondo ippico, quindi galoppo e trotto, le problematiche più evidenti che si riscontrano nel quotidiano, nel momento in cui ti portano i cavalli che hanno avuto queste problematiche. Certo. E beh, come normale che sia, penso, le problematiche che afferenti al veterinario nel mondo ippico sono soprattutto problematiche di tipo ortopedico. Certo. Questo anche perché, a differenza di quello che succede poi nel mondo del cavallo agonista sportivo, ma non ippico, noi lavoriamo spessissimo con soggetti estremamente giovani. Certo, parliamo di cavalli di 2-3 anni. Parliamo di cavalli che a 2 anni debuttano, il più certo. delle volte. Quindi ancora quindi tutti da formare, vuoi dire. Ancora in formazione, soggetti ancora in evoluzione, sia morfologica sia sotto il profilo osseo in fase di accrescimento. Non dimentichiamo che gli antichi ormai certo. Dicevano che il cavallo è formato a 5 anni, noi corriamo con un cavallo a 2 anni. Certo. Nel comparto equestre un cavallo di 2 anni è ancora là nel prato che se la gioca. Con parte queste, per intenderci, è il jump, il salto, il dressage. Certo. Quindi noi ci troviamo dei soggetti che vengono messi sotto pressione a giovane età, la pressione è una pressione vera, perché quando si va in ippodromo si lavora, non si fa finta, certo. E ci si prepara per delle prestazioni che sono a volte veramente impressionanti. Adesso per chi non ha fatto mente locale, consideriamo che un cavallo del galoppo nelle sue punte massime di velocità arriviamo a circa 80 km all'ora. Sì, quindi. La struttura del cavallo che a 80 km all'ora preme alternativamente su un arto, sull'altro, perché nel galoppo gli appoggi sono quattro tempi. Certo. In quattro, tu capisci che qualunque minima imperfezione nell'appoggio porta poi ad avere dei problemi. Problemi che possono essere legati alla struttura ossea o problemi che possono essere alla struttura muscolare, tendinea e legamentosa. Le parti molli. Soprattutto a livello degli arti, un po' meno a livello della colonna vertebrale. Ok, quindi parliamo di sesamoide, nodello, stinchi, iditini, cioè metà carpegna, metà tassi, certo, accessori, certo. E questo per, e soprattutto delle loro articolazioni, perché il punto debole
è l'articolazione, dove si possono creare delle microfratture per compressioni, per sforzo di corsa, per la velocità con cui viene disteso l'arto nel momento clou della competizione, e queste portano poi a quelli che si chiamano chip, certo, articolari, che devono essere poi operati e richiedono... Spieghiamo il chip. Il chip è in pratica un pezzettino di osso che si frattura, sì, e comincia a girare all'interno della gamba e non sai dove si va a posare. All'interno dell'articolazione. E non sai dove si va a posare. No, è come l'effetto, così è come avere un piccolissimo sassolino in una scarpa, no? Il quale può non darti nessun problema, ma se ti arriva nel punto fondamentale del piede, che può essere il calcagno sotto l'alluce, un male pazzesco, ti dà subito un dolore, una stilettata con quella tua. Qui intervieni a livello di operazione. E qui si interviene a livello chirurgico, andando ad asportare il frammentino che appunto o è di origine traumatica o potrebbe essere anche di origine erosiva per gli sforzi prolungati, quindi artrosi e erosiva, e poi a cercare di ristabilire una situazione articolare compatibile con la prestazione. Con la salute e la prestazione del cavallo. Se noi ci riusciamo a fermarci un attimo prima dell'operazione, quindi della frattura, cioè come si può arrivare ad anticipare questo tipo di problema, a prevenirlo, comunque ad aiutare il cavallo a non subire questa problematica? La prevenzione di tutto questo può essere fatta partendo da molto lontano. Partendo da molto lontano, quindi con un'attenta selezione dei riproduttori. Quindi parliamo di stalloni e fattrici, parliamo di estremamente sani. Incroci tra di loro, perché noi sappiamo, abbiamo visto che non c'è niente di riportato esattamente, eccetera, però certi puledri arrivano sotto i ferri e dicono: ah, sai che questo qua è il fratello di quello dell'anno scorso. Perché c'è allora un incrocio molto stretto e quindi a drizzare, certo, le orecchie. Certo. Quindi il riproduttore, l'alimentazione. È dimostrato in letteratura, ormai riportato, soprattutto le letterature anglosassone, americane, eccetera, riportano quanto l'alimentazione, la corretta alimentazione, possa essere preventiva nei confronti di patologie articolari del cavallo da corsa. Quindi il cavallo nel prato che del galoppo. Quindi nel prato, nelle forzature, perché noi sappiamo che per presentare i cavalli al meglio noi, certo, non ci rimettiamo soltanto a prenderli, buttarli nel prato e lasciarli giocare tra di loro, ma diamo degli apporti nutritivi extra, i famosi integratori. Integratori, mangimi, composti, preparati, e l'eccessiva tra virgolette forzatura alimentare o squilibrio alimentare può portare ad avere dei problemi proprio al comparto osseo e anche al muscolo scheletrico, ma in questo momento stiamo parlando del comparto osseo. Con fragilità articolari e con quindi una maggior predisposizione. Parliamo molto di ginocchia, quindi parliamo di epifisite, di quelle cose lì. Parliamo moltissimo di quello che è il ginocchio zootecnico, certo, che è il carpo, certo, del cavallo. Certo. Allora, il cavallo dall'allevamento passa le aste, si sposta, arriva in scuderia, sì, dove viene preparato per l'allenamento, c'è l'allenatore che lo prepara. Qui come lo aiutiamo il cavallo? Direi che il primo aiuto deve venire dall'approccio del proprietario e dell'allenatore nei confronti del puledro. Certo. Ricordiamoci che quando arriva in scuderia non ha ancora compiuto 2 anni, quindi proprio un bambino piccolo. E quindi il proprietario cosa deve dire all'allenatore? Non ho fretta, cosa che invece nessuno, certo, nella realtà potrà mai dire. Qualunque proprietario ha fretta, qualunque allenatore ha fretta, ma il motivo è molto semplice: si corre per denari, certo, e prima si corre. E prima si capisce, però prima puoi guadagnare, ma puoi anche distruggere del tutto l'animale se non è pronto. Esatto, è proprio questo il problema.
che si pensa sempre che vabbè, poi dopo il mio veterinario è bravissimo, intanto mettiamolo sotto, vediamo che cosa è capace di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi il danno è fatto. Però non è così, il danno è fatto e i danni, per quanto tamponati dai miei colleghi e anche da me quando capita, certo, sono tamponati, non sono ripristino di un'integrità equina che Padre Eterno ci ha dato. Quindi perdi il cavallo? Non è che lo perdi, però lo sfrutti in maniera poco, la prestazione poco non è più quella che dovrebbe essere. La prestazione nel tempo, sì, del cavallo potrebbe essere sfalsata da questo anticipo d'uso. Quindi scende di categoria oppure si accorcia il periodo di prestazione. Si accorcia il periodo di utilità dell'animale. No? In effetti noi vediamo che i grandi cavalli, grandi campioni, che arrivano a correre a 6, 7, 8 anni, come in Francia, in fin dei conti, certo, l'Arc de Triomphe è sempre appannaggio di cavalli anziani. E ce ne sono pochini, molto pochini. Sì, domenica abbiamo visto vincere in maniera sbalorditiva nel grande steeple un cavallo di 12 anni e il pubblico è andato in visibilio perché l'affetto e il vedere questa capacità di questo animale di presentarsi, di portare avanti una corsa, eccetera, è stato veramente eccezionale e non siamo più abituati ad avere questi tipi di... Parli anche di un cavallo particolare che in corsa sa gestirsi, sa risparmiarsi, sa fare le sue robe. Un cavallo molto intelligente. Un cavallo veramente un cavallo d'altri. Adesso una domanda, diciamo così, più psicologica piuttosto che fisica. Prato, il cavallo corre, si diverte, arriva in scuderia, box 3,50 x 3,50 m quando è fortunato, fuori 3 ore, si deprime. E quindi come lo si può aiutare? Direi che poi nella depressione, scusa se vado avanti, certo, c'è un altro fatto. Il cavallo parte da un allevamento e magari viene caricato anche sul camion, andiamo alle aste, eccetera, certo, con altri 5, 6 cavalli con i quali ha gruppo, convissuto branco dal giorno in cui è nato e sono i suoi amici. Certo. Il cavallo è un animale di branco, è un animale che ha affetti e simpatie, antipatie per altri cavalli, certo, eccetera. Arriva in scuderia, è messo in un loculo di 3 metri per 3, solo, murato lì dentro. E questa cosa come la risolviamo tecnicamente? Tecnicamente con i sistemi attuali non è risolvibile, no, che per risolverla evidentemente dovremmo mettere i cavalli a contatto gli uni con gli altri, cosa che proprietari e allenatori non vogliono neanche sentirne parlare perché oddio si fa male, oddio litigano, oddio qui, oddio là. Negli ippodromi italiani, nei centri di allenamento italiani, se non in alcuni centri privati, paddock, non ce n'è. Quindi non c'è neanche la possibilità di pensare a una comunità equina per dove cui questi cavalli si sviluppino. L'unica cosa che si può fare è lasciare i box aperti, i cavalli si vedono l'uno con l'altro e parlano tra di loro, si dicono delle cose tra di loro. E organizzare le uscite di allenamento in gruppo e non col cavallo singolo. In singolo. Che significa però avere delle scuderie di almeno certo 15 numero, cavalli perché sennò certo non ce la fa, cavallo, certo, e altrimenti non ce la fa. Peraltro i costi di gestione sono veramente importanti sul certo cavallo ittico, certo, sia esso del trotto che del galoppo, le certo uscite sono figlie del numero dei dipendenti della scuderia, i dipendenti costano, è chiaro, devi ottimizzare i costi, l'ottimizzazione è quella. Facciamo al galoppo poi l'uscita spesso è comunque comune, molto spesso si lavora a coppia oppure in un fila l'altro, eccetera, sì, però non capiamo che al trotto, al trotto no, al trotto esci col cavallo in singolo e lo lavori, lo riporti dentro, porti fuori quell'altro, eccetera, sono un po' più fortunati quelli del galoppo, no? Sotto certi profili sì, sì. Passiamo ad altra attività, ad altra disciplina, passiamo al salto, al jump.
non si parla più di velocità, si parla di potenza a questo punto. E di agilità oggi, come di agilità. Oggi, grande agilità, perché abbiamo quasi abbandonato, purtroppo, perché il mio cuore rimane un pochino, certo, i campi in erba, che erano, certo, la cosa più bella del mondo, vedere un cavallo che galoppa sull'erba, piazza e salta, di Siena, piazza di Siena, scusatemi, un'emozione. E siamo su questi campi di terra di fibra, in fibra, sabbia, fibre, sì, certo, eccetera, eccetera. E a seconda del tipo di fondo ci troviamo poi dei problemi agli animali, perché sono fibre costruite, quindi ci sono soggetti che preferiscono uno piuttosto che l'altro, il terreno più duro, il terreno più morbido, più bagnato, meno bagnato. Quindi mi stai parlando di problemi di appoggio. Tecnica. La costruzione del fondo di un campo gara. Di un campo. Quindi qui abbiamo il problema dell'agilità, della potenza, quindi l'appoggio, quindi quando il cavallo arriva dopo il salto a 600-700 kg tutti su un piede. Qui nasce il problema. Come si aiuta il cavallo a questo punto? Intanto, fortunatamente parliamo di cavalli in genere quantomeno adulti, non parliamo più di ragazzini di 2 anni. Non parliamo del galoppatore, parliamo di un cavallo che viene domato a 3-4 anni e che va in gara. Che, al limite, prima ha fatto tutto il percorso dei salti in libertà, certo, che se fatti in maniera intelligente è un percorso che insegna il cavallo a saltare, a porsi. Traduciamo salti in libertà, eccetera. Vuole dire che non c'è l'uomo, non c'è sopra, l'uomo sopra, c'è un istruttore che dice al cavallo a fare saltare. Un certo percorso con degli ostacoli prefissi, ma il cavallo salta, diciamo, in autonomia, non guidato da qualcuno di sopra che gli impone il momento dello stacco dal terreno, la parabola, eccetera. Che lo costringe. Ecco, infatti, certo. Sceglie lui un po'. Quindi parliamo di un animale che bene o male ha raggiunto i 5-6 anni. Sì, parliamo di un animale che, no, beh, nel salto in libertà prima, ma che comunque impara così a scendere. Perché sì, il momento della pressione muscolare, sì, per dare lo stacco, ma quando lui si riceve, se non impara bene a riceversi in elasticità, a muoversi immediatamente, a coordinare il movimento, è chiaro che la concussione di un cavallo che magari pesa 600 kg che scende da 1,40 m è spaventosa, certo, su quell'arco. Certo, no? Certo. Come interveniamo? Su. Preventivamente, sempre preventivamente. Allora, preventivamente sicuramente rientro nella scelta dei riproduttori, eccetera, certo, per, diciamo, in remoto. Certo. Nel presente, nella scelta di alimentazioni e supporti alimentari adeguati e soprattutto nella scelta di modelli fisici adeguati per quello sport. Ti spiego cosa voglio dire. Cosa che nell'ippica non c'è, nel mondo dell'equitazione, quindi dressage, c'è un po' il grasso è bello. No, ma non è proprio così. Ecco, cioè, questi cavalli lo vedo un po' magrino, si intravedono le costole e cose del genere. Io mi arrabbio come... Io, certo, poi figlio del galoppo, certo, intravedere le coste, tirati all'ultimo buco, ecco, li vuoi, esatto, certo. E questi sono saltatori, sono galoppatori comunque, quelli che fanno il completo, eccetera. Non possiamo presentare dei cavalli perché è grasso e bello, no, giusto, è bello. Il grasso nello sport non esiste, l'unico è il lottatore di sumo, è l'unico, ma se no, il grasso non è bello, è un ostacolo anche per il saltatore. Capisco che il suo proprietario, o soprattutto la sua proprietaria, lo vede bello lucido, certo, beh, certo,
e invece quell'altro magari un po' lucido, sì, ma tiratino. Però il tiratino quando salta porta di là chili e chili in meno rispetto al grasso, è bello. Il grasso è bello. E questo alla fine si traduce in diminuzioni delle usure articolari, perché come al solito il locus minoris resistentiae degli antichi romani, cioè certo, il punto di minor resistenza è l'articolazione, e i danni maggiori che si possono creare proprio sull'articolazione. E si possono creare per il troppo peso, per una preparazione non prontissima, esatto, ma anche, come dicevo prima, per una scelta di superfici e di terreni sui quali ci si prepara non adeguate, certo, sull'utilizzo di sistemi anche di ferratura non idonei. Parlo di scelta dei rapponi o parlo di scelta di tentativi di correggere magari dei difetti dell'appiombo del cavallo congeniti, ma che quel cavallo, guarda, è troppo mancino, cerchiamo di metterlo dritto, eccetera. Tutte queste forzature si traducono molto spesso in anomalie di sforzo a livello articolare e quindi a diventano traumi. Microtraumi che poi protratti portano a fenomeni di artrosi, ed ecco perché questo fenomeno dilagante delle sempre maggiori infiltrazioni articolari, certo, questi interventi continui, c'è un po' di artrosi però, eccetera eccetera eccetera. Il più delle volte, se noi fossimo più conservativi che direi correttivi, sarebbe meglio. Quindi in realtà tu dici, visto che me l'hai detto sia per il galoppatore che per il trottatore che per le razze d'assalto, probabilmente si parte dall'alimentazione e da un grande rispetto per l'animale. Certo, ma l'alimentazione, sai, è la chiave di volta di tutto, perché alla fine in tutti i cavalli qual è una delle patologie che ci spaventa e ci terrorizza? La colica. Il comparto intestinale è la chiave di volta. Già in umana si è ormai assodato che l'apparato digerente è il secondo cervello dell'uomo. Sì, no? è la misura giusta. È lo stesso nel cavallo, anzi il cavallo è ancora più delicato. Il cavallo è una preda, come tale ha un intestino molto lungo, molto morbido, molto poco aggrappato, eccetera, perché questo è un animale che deve galoppare e scappare dal predatore, come struttura. Com'era, certo. In origine si dice che un cavallo dovrebbe muoversi, trottare, galoppare, camminare, eccetera, per almeno 12 ore al giorno, fisiologicamente, per come è fatto, è strutturato, eccetera, e brucare per almeno 16 ore, quindi man mano che cammina bruca. Certo. Quindi mangia piccolissime quantità di cibo, costanti, sparse, per tanto è vero che il cavallo è l'animale che non ha la cistifellea. Certo. Perché i liquidi biliari vengono scaricati in continuo nell'intestino, perché l'intestino è continuamente in attività, ridotta, piccola, eccetera, in attività. Questo porta energia al cavallo, ma nello stesso tempo non lo ostacola con la mappazza, perdonami il termine, della grande mangiata nel momento X. Che no? Invece è quello che succede quando il cavallo è scuderizzato, che mangia la mattina tardi o alle 5 i suoi 5 kg di roba, le sue robe, e non fa durante la giornata. E lo denaturiamo in questa maniera. E i grandi problemi di questo che nascono da tutta questa situazione, che non è l'alimento ma il sistema alimentare, i grandi problemi del cavallo quali sono? Coliche, e di conseguenza all'80% le laminiti, come abbiamo visto prima dell'intervista. Allora, adesso io ti fermo, ti invito a questo punto ad un'altra puntata per parlare in modo più approfondito dell'alimentazione,
Ringrazio i nostri ascoltatori, spero che anche oggi vi siate divertiti, vi siate appassionati a questo meraviglioso animale, grazie al dottor Pio Giongo, sia sì, un fantastico animale, beh noi ci viviamo tutto il giorno in mezzo, quindi è chiaro che per noi è chiaro che è fantastico, quindi a risentirci e a rivederci al prossimo appuntamento. In a dreams, it seems she's on the pony running, running down the river's curves. Wild riders on the box jeans.